Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, perché è sempre un piacere poter partecipare a riflessioni, dibattiti come questi sui temi più importanti, io credo, per costruire un futuro. E il cartellone recita costruire comunità sostenibili. È un obiettivo ambizioso e credo sia indispensabile, anche se occorre capire sempre più e sempre meglio cos'è comunità e cos'è sostenibilità. Io mi chiamo Alessio Ciacci, ho 32 anni, da 5 faccio l'assessore all'ambiente e alla partecipazione del comune di Capanno, il comune di 46.000 abitanti in provincia di Lucca, anche se di questi temi un po' per passione, un po' per studio, un po' per interesse personale mi occupo da una quindicina d'anni, diciamo. Abbiamo cercato nella nostra comunità di condividere questo obiettivo e di portarlo avanti su vari fronti, su vari aspetti, cercando da una parte di cercare di interpretare al meglio il ruolo di un'amministrazione che guarda alla sostenibilità e dall'altra parte guarda alla necessità di costruire partecipazione su questi temi, quindi con questi due binari essenzialmente. Consapevoli del fatto che non siamo professori, anche quando condividiamo in questo momento le nostre esperienze c'è sempre da imparare, poi per questo abbiamo costituito insieme ad altri comuni un'associazione che si chiama l'Associazione dei Comuni Virtuosi, che ha proprio l'obiettivo di condividerci le pratiche, di copiarcele a vicenda, perché appunto spesso c'è poco da inventare quanto tanto da replicare, anche per quanto ci sia sempre necessità di innovare continuamente. È proprio da questa parola dell'innovazione che vorrei partire, perché spesso nelle amministrazioni, nelle aziende, ma in tutte le realtà si replicano schemi, diciamo un po' dell'abitudine del fare le cose. Prendo l'esempio, uno degli esempi classici che si possono prendere sul tema dell'edilizia. Siamo abituati a costruire case chiamando un progettista che ci fa un progetto in cemento, mattoni, classici materiali. Quando invece è estremo vantaggio se noi scegliessimo di fare un po' più di innovazione, guardare a chi innova in questo settore, anche se diciamo anche in questo settore c'è poco da innovare, nel senso che sono tantissime e già da tanti datatissime le esperienze di sostenibilità in campo dell'edilizia. Comunque ecco, da alcuni anni ormai abbiamo abbandonato per le nostre costruzioni dell'amministrazione comunale il cemento, il mattone e i materiali tradizionali, siamo passati alla completa bioedilizia al 100%, quindi al legno. Stiamo costruendo un asilo nido in legno, completamente in legno. Abbiamo già consegnato 5 abitazioni in villetta schiera per l'edilizia residenziale pubblica, completamente in legno. La settimana prossima inauguriamo un condominio di 3 piani con 9 appartamenti completamente in legno, a cui riabbineremo un altro proprio lì accanto, anche questo 9 appartamenti su 3 piani completamente in legno. Antisismici, assolutamente, ben più antisismici del cemento e del mattone, ben più sicuri da un punto di vista anche dell'incendio, piuttosto che dal cemento e al mattone. Su tutti i punti di vista è preferibile quel sistema di costruzione. Sono edifici che si alimentano col geotermico, quindi che sono in classe A+, e dove si consuma 23 kWh al metro quadro per chi ci abita, contro i 250, 280, 300 kWh di un'abitazione tradizionale. In queste 10 volte di differenza ci stanno pannelli fotovoltaici, pale eoliche, centrali coreali no, per fortuna, ma insomma ci stanno decine e decine di fonti, le più disparate di alimentazione, che possiamo risparmiarci se invece di costruire come siamo stati abituati a costruire o siamo abituati a costruire, apriamo un attimo gli occhi alla realtà che circonda l'innovazione su questi temi e costruiamo davvero sostenibilità. Questo può dare anche uno stimolo nuovo magari a persone, cittadini che hanno un interesse, magari non hanno gli strumenti di farsi, come abbiamo fatto noi in questo caso, il giro di tanti sistemi per capire quali preferivamo e quali ritenevamo il più sostenibile, ma da fronte a una comunità che vede in poche settimane tirare su un edificio che ci vuole magari dei mesi, perché queste sono le tempistiche di un edificio in legno che, oltre ad avere enormi benefici in termini ambientali, ha enormi benefici anche in termini di tempi di costruzione, perché appunto questi edifici prefabbricati li hanno messi su in poche settimane, quindi questi sono stati i tempi di realizzazione. E i cittadini tutti intorno che si vedono questa cosa, chi ha da costruirsi una casa, beh, ci pensa
due volte se preferire questo sistema più vantaggioso rispetto invece al sistema tradizionale di costruire. Ma di lì mi leggo un altro tema altrettanto importante, che è la necessità comunque di risparmiare suolo, perché a livello nazionale consumiamo ettari e ettari e ettari di suolo, non ne abbiamo tantissimo fertile, e quindi occorre pensarci bene prima di costruire sul nuovo e cercare di privilegiare continuamente il recupero dell'esistente. Nell'associazione Comuni Virtuosi, che non è l'unica associazione, ce ne sono tante altre che fanno su questi temi lavoro, Agenda 21 e molte altre, e, ecco, però nello specifico dell'associazione Comuni Virtuosi noi deteniamo un primato, che è l'essere il primo comune che ha stabilito l'obiettivo di rifiuti zero al 2020, di cui magari dopo accennavo qualcosa. Un altro primato è detenuto da un altro comune invece, che è in provincia di Milano, Cassinetto e Lugagnano, che è stato il primo comune d'Italia a adottare, non semplice per un comune, lo so benissimo anch'io, il primo piano regolatore a cementificazione zero, dove in una realtà sicuramente non semplice, perché la periferia di Milano, quindi dove già tanti comuni sono stati rasi al suolo dal cemento, nel senso che non c'è più un giardinetto quasi verde, ecco, in quella realtà hanno deciso di non arrivare a quei livelli, ma preservare quel verde che hanno ancora, quindi ciò che viene costruito è completamente da recupero di volumetri esistenti. Questo non ha creato il tracollo delle aziende locali, perché questo alcuni annunciavano, ma anzi c'è stato un incremento di innovazione che le aziende locali sono state costrette a fare e che ha alimentato l'economia locale invece che affossarla, quindi migliorando gli edifici esistenti, recuperando le volumetrie e quindi creando anche un indotto che ha iniziato a lavorare sul recupero, anche sulla riduzione dei consumi energetici, perché sono tanti gli accorgimenti che si possono e si devono fare sull'edilizia esistente per contrastare i consumi energetici. Noi abbiamo fatto ad esempio un piccolo percorso sui consumi nostri del comune, abbiamo fatto la certificazione energetica, che è il primo passo per capire quanto si consuma, e il nostro edificio comunale, risalente a inizio anni 80, è nella peggiore classe energetica, quindi è un G, quindi chi ha avuto l'intelligenza di costruire questo edificio diciamo, ha costruito un colabrodo, perché perde energia da ogni parte lo si guardi. E quindi stiamo cercando di capire come con strumenti che ci sono già in Italia, funzionano bene, di ESCO, cioè di aziende che vengono, ti investono loro stesse sui tuoi edifici per abbatterne i consumi, la loro remunerazione economica è la metà dei tuoi risparmi energetici, quindi loro si ripagano con i tuoi risparmi, tu risparmi eppure sei contento, e si crea anche in questo caso appunto un indotto che su queste tematiche deve sempre molto crescere in questa direzione. Dicevo, l'altro primato che noi deteniamo, ma che siamo contenti di condividere ormai con più di 80 comuni in giro per l'Italia, più di 2 milioni e mezzo di cittadini che in queste comunità contribuiscono a costruirlo, questo obiettivo. Dicevo l'obiettivo rifiuti zero al 2020, perché nella nostra riflessione non è possibile pensare di, come succede in Italia oggi, mandare il 65% dei nostri scarti nelle discariche, quando c'è sempre una crisi crescente di approvvigionamento delle materie prime e quando aumentano i costi di smaltimento, quindi è una follia a doppio senso. E quindi abbiamo voluto assumere questo obiettivo che, fra l'altro, appunto, prima si citava San Francisco, abbiamo adottato anche da San Francisco, perché San Francisco è stata una delle prime città al mondo a adottare la strategia rifiuti zero, e in comune di milioni di abitanti, quindi non un comune, diciamo, di campagna come siamo noi. Peraltro, diciamo, abbiamo cercato di adottare, diciamo, e di adattare la nostra realtà a questo obiettivo, quindi lavorando come ormai avevamo già iniziato a fare, con grandi risultati sul tema della raccolta differenziata spinta, tariffa puntuale, superando il 90% di materiale inviato a riciclo, e dall'altra parte una politica attenta alla riduzione degli scarti, che è la prima priorità che l'Unione Europea stabilisce nelle priorità per la gestione dei rifiuti, quindi una quindicina di progetti attivati per la riduzione dei rifiuti che continuamente alimentiamo.
ad esempio, proprio un paio di settimane fa siamo andati in un'altra realtà a imparare un'altra iniziativa che vorremmo replicare sul nostro territorio, che per ridurre la produzione di pannolini. Cioè, ci sono tanti comuni, anche noi abbiamo fatto un piccolo contributo per cercare di diffondere, sensibilizzare le persone a usare quelli lavabili, ma è difficile sfondare contro la comodità, tra virgolette, dell'usa e getta che ha inquinato le nostre abitudini in tutti i settori. Dunque abbiamo visitato questa esperienza, invece la prima in Italia, a Bologna, dove c'è una cooperativa sociale che ha realizzato dei pannolini lavabili e li fornisce in servizio quotidiano, lavati e igienizzati, agli asili nido del territorio intorno a Bologna. Quindi un'esperienza che costruisce posti di lavoro, un'esperienza che riduce enormemente la quantità di rifiuti, che praticamente allo stesso costo dell'usa e getta paragona però un servizio che è di infinita maggior qualità, perché appunto si fa indossare al bimbo non un prodotto sintetico chimico che spesso fa venire allergie e arrossamenti, ma un prodotto in cotone naturale, quindi anche molto più salubre per lui, quindi riducendo le spese però per la collettività, che non ha da smaltire tonnellate e tonnellate di rifiuti ogni anno per ogni bimbo, ma la riduzione effettiva di questo tipo di prodotti, di rifiuti. Abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di rifiuti, è importante parlare anche di acqua, perché il nostro paese è purtroppo tra i primi e il secondo consumi pro capite di acqua minerale. Siamo arrivati a 185 litri di consumo pro capite di acqua al supermercato, una follia a triplice direzione, perché facciamo trasportare l'acqua della Val d'Aosta in Sicilia e viceversa, con consumi energetici, inquinamento, produzione di rifiuti. Queste aziende fanno milioni e milioni di profitti ogni anno e fanno pagare a noi milioni e milioni di tasse ogni anno, perché la produzione di queste enormi quantità di rifiuti ce la paghiamo noi con il nostro portafoglio nella tariffa dei rifiuti, e non se la pagano le aziende che le mettono sul mercato. Queste cose non succedono in paesi un pochino più intelligenti, dove la legge è stata pensata un po' meglio e dove le aziende che mettono sul mercato questi prodotti pagano 10 o 15 o 30 volte le tasse che pagano in Italia per rimettere sul mercato imballaggi di quel tipo. Quindi abbiamo tanto da imparare, per questo è sempre più importante condividere queste buone pratiche, farle crescere, diffonderle sempre di più, fare squadra fra le amministrazioni comunali che credono su questi temi, per darne anche una forza a livello legislativo. È proprio per questo che i primi di ottobre stiamo organizzando un evento a livello nazionale a Capannori per formalizzare la nascita dell'Associazione Nazionale dei Comuni Verso Rifiuti Zero, che appunto aggrega sempre più tante amministrazioni comunali, ma che appunto ha bisogno di crescere per dar forza anche a livello legislativo a queste situazioni. Ogni tanto ci piace fare una cosa forse poco simpatica, ma per noi utile. Ogni 2-3 mesi ci mettiamo i guanti e gli stivali e andiamo in quel centro di stoccaggio dove passa il materiale indifferenziato, per capire cos'è, perché noi consideriamo quel materiale un nemico da sconfiggere, quindi dobbiamo studiarlo per mettere in campo tutte le azioni per l'eliminazione definitiva entro il 2020, come ci siamo posti. Abbiamo trovato tanti materiali che con la tariffa puntuale vediamo scompaiono, materiali ancora riciclabili, ma abbiamo trovato anche materiali che noi chiamiamo errori di progettazione, quindi immessi sul mercato sapendo fin dall'inizio che non saranno riciclabili. Faccio l'esempio delle capsule usa e getta del caffè, per fare un nome fra tanti, Lavazza, che anche queste cose non succedono in paesi seri che hanno una tassazione seria per questi processi industriali, ma in Italia, siccome non c'è, succede che ci troviamo a smaltire dell'indifferenziato, perché queste capsule non prevedono la separazione tra la parte organica interna e la capsula esterna in plastica, e quindi vanno, ahimè, nell'indifferenziato. Non ci siamo voluti arrendere neanche a questa evidenza, abbiamo scritto una lettera aperta alla Lavazza, poi pubblicata su tanti media a livello nazionale, evidenziando questo problema, che solo a Capannori abbiamo calcolato sono 9 tonnellate l'anno, quindi non così irrilevante. Lavazza, siccome investe in queste aziende, investono milioni di euro l'anno in pubblicità e ci tengono molto alla loro immagine, appena hanno visto, diciamo così, la nota letterina pubblicata da Repubblica, ci chiamano e ci invitano a Torino, nel loro centro di ricerca,
dove andiamo con i nostri tecnici. Di lì è partita una interlocuzione per noi molto interessante che, seppur spesso preveda delle tirate di giacchetta, entro l'anno prevederà la sperimentazione di un circuito di ritiro proprio a partire da tre comuni a livello nazionale, tra cui anche Capannori, delle loro capsule, perché non intendono mettere in discussione il sistema produttivo, quindi cambiando capsula, ma e quindi l'unico sistema per evitare l'invio indifferenziato è l'avvio di un circuito aziendale di ritiro che spero, ecco, possa davvero partire a brevissimo. Io non mi voglio dilungare troppo perché appunto mi fa anche piacere poi partecipare al dibattito e sentire gli altri interventi. L'unica cosa, ecco, è sottolineare il fatto che anche gli obiettivi più irraggiungibili, che possono sembrare raggiungibili, anche gli obiettivi più ambiziosi, quando sono inseguiti con determinazione, con volontà, con entusiasmo, con la voglia soprattutto di coinvolgere le comunità locali in questo percorso, si possono magicamente trasformare in realtà, vedendo che quello che fino a poco fa magari veniva minacciato come una minaccia, veniva sottolineato come una minaccia, come una cosa impossibile, irraggiungibile, che avrebbe portato dei danni o che avrebbe creato chissà quali conseguenze, in realtà spesso porta vantaggi sociali prima di tutto e politici, perché ridà al cittadino la speranza che esista una politica diversa che investe e crede anche nella partecipazione e anche nel futuro per le generazioni che stanno nascendo e che soprattutto ridà una speranza a quel pianeta che stiamo consumando in maniera sempre più energivora e sia di energia che materiali, sprecando all'infinito oltre un terzo a quanto il pianeta stesso riesce a rigenerare, quindi delineando una società che guarda anche alla limitatezza delle nostre possibilità di spreco, ma anzi coglie questa come un'occasione per fare innovazione e fare partecipazione.